imparare dal vento a respirare, dalla pioggia a cadere, la corrente a portare le cose dove non vogliono andare, e avere la pazienza delle onde di andare. Chiudiamo la regione, ecco perché ricorriamo alla corte del Belgio, di far addirittura caducare il nostro ricordo, semplicemente modificando quell'articolo della legge che chiede di individuare quelle aree dove non è possibile impiantare le onde. E quelle aree sono quelle tutelate dalla nostra Costituzione all'articolo 9. La tutela del patrimonio paesaggistico, del patrimonio artistico, del patrimonio culturale. Vedere delle pale eoliche nei tratturi è uno dei crimini più gravi che si possa fare. I tratturi sono l'espressione del mondo agricolo, di cui il Molise è capofila in Italia. Noi nasciamo come una regione prettamente agricola. Poi io mi sono sempre chiesto, io non sono esperto della materia delle olive, l'OML che ha gli esperti in questo settore e ha fatto già delle battaglie in questo settore, anche forti, però io mi sono sempre chiesto, io non sono, per molti anni non sono stato in Molise, sono stato al nord per lavoro, però mi chiedevo come mai questi parchi eolici, l'eolico industriale, attecchiva soltanto nelle regioni prettamente a rischio di infiltrazioni criminali. Io penso alla Calabria, che è una delle artefici di questo sistema, quindi mi viene in mente l'Andrangheta, penso alla Sicilia, mi viene in mente la mafia. Penso alla Campania, a tutto il suo entourage, Molise compreso, mi viene in mente la Camorra. Penso alle cifre che si sono investite e a quelle che si investiranno. Si parla di circa 60 miliardi di euro in 10 anni. Sono cifre che io non le riesco a concedere. Dove ci sono flussi di denaro, possiamo star certi in questa, perché della materia sono un esperto, ci sono sicuro ipotesi di corruzione. Allora io mi chiedo, ma perché noi cittadini e in maniera diretta chi ci rappresenta, quindi le istituzioni regionali, provinciali, oggi io non vedo nessun rappresentante istituzionale, nessuno, pure noi li abbiamo invitati sia attraverso la stampa che attraverso, ma non si è presentato nessuno, quindi io rimando sotto questo profilo esterrefatto, perché poi sono loro le persone che noi abbiamo delegato a rappresentarci. Oltre alla violazione di questo articolo 8 che noi citiamo, e poi è anche indiretto perché c'è stata della giurisprudenza che ha fatto sì che anche la tutela ambientale del paesaggio rientrasse in questo articolo 8, è molto difficile da spiegare. Ma non è solo questo, l'Italia ha ratificato anche un'altra legge, ha ratificato la Convenzione europea del paesaggio, quindi per l'Italia è legge. E cosa dice? Dice proprio che tra gli obiettivi primari degli enti statali e substatali, quindi anche le regioni e le province, ci deve essere la tutela del paesaggio, la tutela del paesaggio. E noi questa tutela del paesaggio già la abbiamo nella nostra Costituzione, quindi è un rafforzativo di ciò che l'Europa ci dice, lo Stato nazionale, lo Stato membro, quindi l'Italia ci dice con la Costituzione. Ma non solo, ce n'è un'altra di comunità, che è forse una delle più importanti in materia, che è la Convenzione di Aarhus, che adesso non so se dico bene la pronuncia, del 17 maggio del 2005. Che cosa prevede questa convenzione? Prevede l'obbligo di coinvolgere i cittadini e le associazioni nelle questioni ambientali. Cioè, quando si va a decidere di queste materie, e chi decide di queste materie dovrebbe avere l'onere, l'obbligo di convocare le associazioni e di sentirle, soprattutto gli esperti delle associazioni, e non solo le associazioni nazionali come le Gambiente, come altre associazioni, ma anche le azioni che sono radicate nel territorio dove si va a incidere, e ne sono tante, e ci sono tante persone che combattono questo tipo di battaglia da tanti anni. Io prendo come simbolo il professor Cirino, ma ce ne sono tanti. Prendo lui come simbolo perché lo conosco personalmente, ma sicuramente ce ne saranno tantissime altre associazioni che si sono occupate della materia dell'ambiente. E
che va, è una materia che va approfondita e i cittadini vanno sensibilizzati. Noi come Commissione regionale anticorruzione ci contestano perfino il titolo, cioè non ci dovremmo chiamare Commissione anticorruzione, ci dovremmo chiamare in altro modo. La nostra associazione non è stata iscritta al registro regionale perché dà fastidio. Un po' di tempo fa abbiamo subito anche delle minacce, non minacce solo verbali ma addirittura anche concrete, perché forse cominciamo a toccare tutti i punti dolenti che magari qualcuno non vuole che si tocchino. Noi invece queste battaglie le vogliamo portare avanti. Capiamo che in alcuni casi è difficile riuscire a sconfiggere il cancro della corruzione laddove si è già radicato in maniera così pressante che ormai è in metastasi. Però ci sono anche dei luoghi dove questa prevenzione va fatta, e questi luoghi sono le scuole. Noi stiamo girando tutte le scuole del Molise, anzi ne abbiamo fatte già tante, e questa volta non abbiamo trascurato l'Alto Molise, siamo stati a Venafro, siamo stati a Isernia, a Boiano, ad Agnone, a Campobasso nei due licei fondamentali, torneremo, manderemo avanti il premio Pertini in materia di corruzione, e gli studenti questa volta faranno dei cortometraggi, cioè dei piccoli film sulla corruzione, e speriamo che il Presidente della nostra giuria sia un attore famosissimo, oltretutto non posso dire il nome perché ancora non ci viene confermato, ma speriamo tanto che sia questo attore molto famoso, addirittura preso dei premi internazionali, che venga a fare il Presidente di giuria e venga a premiare questi ragazzi. Abbiamo coinvolto tutti i licei. Stiamo continuando a parlare di legalità, di tutela dell'ambiente, abbiamo parlato dei rifiuti tossici. Noi andremo avanti, noi anche da soli andremo avanti. Adesso siamo arrivati a contare circa 3.000 persone, penso che quando Corea nacque e Nicola era presente eravamo 4 persone, 5 persone. E poi man mano l'associazione è cresciuta, ed è cresciuta grazie, io lo voglio dire questo, ma lo voglio dire proprio in pubblico, l'ho detto già in privato, è cresciuta anche grazie a una parte della stampa e una parte delle televisioni del Molise che non ci hanno mai limitato, non hanno mai limitato la nostra voce, ci hanno dato sempre spazio senza porre mai dei paletti. E io credo che io, ma anche Nicola, dobbiamo ringraziare la stampa che ci dà voce, perché fin quando avremo voce attraverso la stampa potremo combattere le nostre battaglie. Se anche ci venisse spenta questa luce, allora non ci resta altro che arrenderci, allora la battaglia è veramente persa. Ma io credo che questo non possa e non debba cadere in una regione che secondo me deve e può riscattarsi, e lo può perché è una regione piccolissima, noi siamo meno di 300.000 abitanti, cioè siamo probabilmente un quartiere di Roma, forse anche di meno di un quartiere di Roma. E io devo dire che su queste tematiche, tra cui questa dell'ambiente, perché abbiamo parlato di rifiuti, abbiamo parlato di uno dei sospetti maggiori è che sotto questi paleoli ci siano interrati dei rifiuti. Questo è già accaduto nelle zone della Campania, lo ha spiegato Schiavone, di cui magari si crea troppa enfasi, non è che ha detto cose, probabilmente ha detto cose che noi già sapevamo, e le sapevamo ancora prima che le dicesse Schiavone, solo che nessuno voleva accendere i fari su quel settore. Però lui dice che su questi pali si sono fatti i famosi sandwich, cioè si sono messi prima degli estratti di cemento, poi si sono interrati tutti i rifiuti tossici, tra i quali quelli nucleari, e poi si è di nuovo cementificato sopra. Quindi difficile anche da fare rilievo. L'unico strumento che esiste in Italia credo che ce l'abbia la Polizia Ambientale Forestale di Napoli, la quale è uno strumento che riesce ad arrivare a quelle profondità, e quindi l'unico che potrebbe veramente verificare se sotto questi pali e invece ci possono essere dei rifiuti interrati. Quindi, tornando al merito del ricorso, il classico ricorso che si inoltra, nel quale si chiama in causa anche lo Stato italiano, non solo la Regione Molise, ma la si chiama in causa perché in sostanza si chiede il rispetto della normativa. Qualcuno eccepiva il rischio, dice, ma se approviamo la legge Berardo si rischia che poi si debba applicare la legge nazionale, che è ancora più permissiva rispetto alla legge Berardo. Ma come abbiamo detto, come ribadiamo, questo è un pungolo, questo è uno stimolo, questo è uno scuotere un po' l'istituzione nel dire, guardate, non è che qua si sono spente le luci, ci sono ancora accese su questo argomento e saranno ancora accese, se ne occuperà anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo. Quindi perché attendere la pronuncia? Una istituzione che è vicina ai cittadini, recepisce le istanze dei cittadini e fa sì che queste siano accolte.
ci vuole, si sono fatte tante riunioni straordinarie del Consiglio regionale, perché non si indice una riunione straordinaria nella quale si invitano le associazioni e tutti insieme andiamo a modificare questa, a modificarla, perché può restare anche in vita, a modificarla negli aspetti critici, soprattutto in quelli dove andiamo a individuare le aree dove queste palle non ci devono essere. Perché se noi andiamo a mettere dei limiti, ormai la Corte Costituzionale con una sentenza del 30 gennaio del 2012 ha detto che questi limiti non sono addirittura concepibili, perché sarebbero a ledere l'iniziativa economica di queste, poi non sono neanche multinazionali, perché se noi le andiamo ad analizzare sono tutte SRL, società a responsabilità limitata, quindi che non garantiscono neanche i danni che procurano. Quindi questa è un'altra cosa, uno va a realizzare degli scempi nel territorio, non si sa poi questi macchinari, chi li debba togliere, chi come vanno riciclati, insomma ci sono tante zone d'ombra su questo settore e nessuno garantisce che si firmano delle fideiussioni, ma che tipo di fideiussione può firmare una SRL che ha un capitale sociale minimo? Come garantisce la fideiussione? Io su questo argomento sinceramente non riesco ancora a comprendere quale tipo di garanzia nel caso di danno ambientale possa dare una SRL. Quindi parlavo della sentenza della Corte Costituzionale del 30 gennaio del 2014, recentissima, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge che regola l'eolico in Campania, la quale aveva semplicemente detto che i pali tra di loro dovevano essere a una distanza minima di 800 metri, che non mi sembra aver detto una cosa così grave, anzi secondo me anche a più distanza dovrebbe essere. Invece la Corte Costituzionale cosa dice? Dice assolutamente no, non ci deve essere nessun limite, addirittura si potrebbero mettere anche una appiccicata all'altro, perché dobbiamo garantire la libertà di iniziativa economica su questo, dobbiamo garantire le rinnovabili, ma le rinnovabili non sono solo i paleolici, ci sono migliaia di rinnovabili. Se noi andiamo in Germania, non mi ricordo quale città ha i pannelli solari, e tutta la città usufruisce dei pannelli solari. Usufruisce al punto tale che io mi chiedo, ma se lì il sole non c'è quasi mai, perché loro hanno scelto quella? Perché quella probabilmente ha un impatto ambientale minore rispetto a una pala eolica che dove c'è sinceramente non esiste più neanche la fauna, non ci sono più, dà fastidio anche da un punto di vista proprio fisiologico all'essere umano, quel rumore assordante. Io quando passo da San Martino a Rumi vedo quelle pale e quel rumore è qualcosa di spaventoso, anche di notte. C'è quando funziona, perché poi quando funziona, io rarissime volte funziona, lasciano quel brutto sentore di essere quasi non in terra, in un pianeta diverso dalla terra, a me fanno spaventare. Però la Corte Costituzionale, una cosa in quella sentenza, che pur non è bella per la tutela ambientale, la dice, e dice che comunque le regioni devono individuare le aree dove non si può costruire queste opere, lo dice la Corte Costituzionale e richiama l'articolo 9 della Costituzione per la tutela del patrimonio paesaggistico, artistico e culturale. Quindi, in maniera indiretta, pur se è una sentenza che va vista con occhio torvo, però è una sentenza che un punto a favore della tutela dell'ambiente, un minimissimo punto a favore della tutela dell'ambiente, lo dice, perché dice l'unica competenza che ha la ragione è questa, di individuare questo tipo di aree dove non c'è. Ma come lo si individua? Ma lo si individua conoscendo il territorio, lo si individua chiamando le associazioni, lo si individua vedendo la morfologia del nostro territorio. A mio avviso nel Molise le paleoli non ci dovevano proprio essere, perché è proprio la morfologia del nostro territorio che è un pugno nell'occhio. Dicevo prima, messa nel trattura, ma qui c'erano dei progetti, mi ricordo, in mezzo al mare, tacciato, si era paventato un parco eolico in mezzo al mare, quindi altro crimine pazzesco, cioè il paesaggio marino veniva proprio annullato totalmente, già con gli insediamenti petroliferi è fatto un delitto che è anche pericoloso per l'inquinamento, adesso pure ma ci sono state quindi su questo eolico anche delle amministrazioni che sono cadute perché avevano realizzato l'eolico attraverso sistemi non proprio chiari. Io mi ricordo, perché riguardava la mia zona, l'amministrazione comunale di Urubi, che aveva stabilito una specie di
individuazione di terreni per costruire questi parchi, perché molti terreni appartenevano a persone che circondavano intorno all'amministrazione, quindi ecco, il procedimento è in corso, quindi non possiamo dire se si sono commessi nella realtà o no, però si sono aperte delle indagini con il dubbio che su questo meccanismo poi alla fine ci siano infiltrazioni della criminalità organizzata e comunque anche problematiche di natura corruttiva. Quindi io mi auguro, chiudo perché non credo che sia il caso di dilungarci, io mi auguro con tutto il cuore, veramente me lo auspico, che la Regione Molise ascolti il nostro grido, il nostro delle associazioni, ma anche dei cittadini, anche se i cittadini non sono presenti in massa. Questo non deve far pensare che non sono addentro alla problematica. Oggi è difficile per le associazioni riuscire ad assemblare, perché il cittadino è sfiduciato, perché il cittadino vive una crisi profonda. C'è gente che ha perso il lavoro, c'è gente che si trova in situazioni veramente gravi, certamente non può pensare ad argomenti come questo, che pur rilevantissimi, però sono meno rilevanti rispetto a quello di portare il pane a casa. Quindi non ce la possiamo prendere con i cittadini, però possiamo dire che le associazioni devono svolgere il loro ruolo, le associazioni devono essere da stimolo. Se anche le associazioni abbandonassero il campo, allora possiamo dire che abbiamo lasciato il territorio nelle mani di criminali. Grazie. Nessuna domanda. Volevo chiedere solo una cosa. Da stimolo alla regione avete detto, siete pronti a ritirare il ricorso? Sì. Ma cioè avete un tempo minimo per aspettare? Noi, oppure lo ritirate noi, anche in strada facendo? No, strada facendo no. Noi adesso non lo presenteremo chiaramente oggi. Prenderemo un minimo di tempo, credo una quindicina di giorni, 20 giorni, di più no, perché già diciamo oggi il segnale è chiaro, non c'è nessuno, eppure sono stati invitati tutti. Vi prego di sottolineare un altro aspetto, che non vengano i cosiddetti rappresentanti nostri, noi lo mettiamo in bilancio, va bene? Basta vedere quello che succede in Parlamento, no? Dove ci sono inquisiti, pregiudicati, lui pregiudicati che devono legiferare. Quello che a me fa più specie oggi, ho mandato io personalmente a tutte quante le associazioni che facevano parte della rete contro l'eolico e contro gli rifiuti. Bene, oggi io ne conto tre su oltre 100. Hanno vinto i culi stanchi, gli arrivisti, gli arroganti, che più falsi non ce n'è.